Vedete che nessuno non voleva prendere la croce, no? L'hanno costretto. E come facciamo a sapere che è diventato cristiano? Santa Caterina Emmerich. C'è un modo più semplice già dentro il Vangelo. Sì, l'ha presa perché l'hanno costretto, non è una prova quella. In realtà il Vangelo di Marco dice presero un tale Simone, padre di Giovanni e Rufo, padre di Alessandro e Rufo, mi ricordo. E uno potrebbe dire, beh, che ce ne importa che Simeone era il padre di Alessandro e Rufo? Perché evidentemente Marco parla di due persone famose presso quelli che ascoltano. È come se io dico, sì, un amico, lo zio di Laura, no? Ma se nessuno sa chi è Laura, dice, ma che mi importa chi è lo zio di Laura? Vuol dire evidentemente che i figli erano due cristiani della comunità di Marco. Quindi se non si è convertito il padre, almeno si sono convertiti i figli. Questo significa che a fare il bene si impara a diventare buoni. Vedete anche Giuda, no? Come ha fatto Giuda a tradire Gesù? Una cosa terribile. Si è allenato piano piano, anche nella mafia. Dice, se devi uccidere una persona, prima ti fanno ammazzare un cane, un gatto. E poi piano piano impari e uccidi una persona. Così è con Giuda. Giuda era ladro. Pochi li ricordano, no? Adesso ci sono queste visioni romantiche di Giuda che ha fatto questo per amore. Tutte stupidaggini. Giuda era un ladro, dice Giovanni, senza sottigliezze. Siccome era ladro, piano piano ruba oggi, ruba domani e arrivi all'omicidio. Ma questo si può fare anche col bene. Magari oggi fai un bene contro voglia, magari fai il bene e non ti va. Lo diceva anche ieri Gianfranco, no? A forza di fare il bene oggi, fai il bene domani, forse dopo domani lo farai con più facilità. Abbiamo detto prima di portare in questa Via Crucis tutte le persone che si sono affidate a noi. Quanta gente ti ha detto quando vai a Međugorje prega per noi. Ecco, noi in questa salita difficile, pericolosa anche, perché qua a questa stazione siamo arrivati, a quella dopo non lo so. Però in questa Via Crucis faticosa portiamo come Cirenei, noi saliamo come Cirenei perché portiamo tutte le persone che si sono affidate a noi e, come dicevo oggi, ancora di più quelle che non si sono affidate, perché quelle che si sono affidate almeno sanno che hanno bisogno, ma magari conosciamo tante persone che, umanamente parlando, ci sono zero possibilità che entrino mai in una chiesa, mai che si confessino, umanamente parlando, perché poi Dio, nulla è possibile a Dio. E allora di tutte quelle persone siamo Cirenei. E come al solito, scusate se ripeto, ma il consiglio che ho detto anche a loro, lo dico a voi, non vi fate mai convincere a non vedere il film sulla Passione di Cristo. Perché il film sulla Passione di Cristo c'ha dietro fior fior di teologi. Ed è molto bello, perché una delle immagini più teologiche è quando Gesù sale la croce e da un lato c'è il demonio, no? Se avete visto il film. E dall'altro lato c'è Maria. E questo vale per ognuno di noi. Quando soffriamo, possiamo scegliere se guardare il demonio e ti dice, ecco, vedi, Dio ti vuole tanto bene, guarda che ti ha fatto questo, questo, quest'altro. O guardare Maria che ti dice, vai avanti, perché dietro la croce è l'unica speranza, dice un antico inno. E allora, ecco, portando un po' idealmente tutte le persone di cui indegnamente siamo Cirenei, avviamoci alla prossima stazione. Ottienici la grazia, madre buona, di avere un amore attento e premuroso gli uni verso gli altri, affinché, formando in Cristo un solo corpo e un solo spirito, non tante, ma una sola croce, sia da noi tutta insieme pazientemente, amorosamente portata. Amen. Amen.